è tra le conduttrici più presenti nel mondo della televisione. La donna tiene compagnia agli italiani 6 giorni su 7 con diversi programmi sempre su Canale 5. Lei di Colonia, però, è molto attiva anche sui suoi social. Quando non è in diretta televisiva adora tenere aggiornati i suoi numerosi fan circa i momenti più interessanti delle sue giornate. Come tutti i fan sapranno, i video di cui si rende principalmente protagonista sono quelli in cui si fa rincorrere da una sua amica mentre scappa da qualche parte. Ebbene, proprio in occasione di uno di questi video, Barbara D'Urso l'ha combinata davvero grossa facendo insorgere, molto probabilmente, la necessità di provvedimenti. Ecco il video di ciò che è successo. Punto incidente per Barbara D'Urso. Punto Barbara D'Urso, mentre era intenta a scappare come suo solito, si è resa protagonista di un incidente alquanto importante. Come di consueto, il video è incominciato con la sua amica che la cerca nella hall di un hotel. Barbara D'Urso, però, non compare, si sente solo la sua voce che continua a ripetere "non ci sono". La sua amica, allora, si mette alla ricerca della conduttrice fino a che non inquadra una pianta che è come se si muovesse da sola. Naturalmente, dietro di essa c'è proprio lei di Colonia. Nel muovere tale pianta, però, Barbara D'Urso l'ha combinata davvero grossa facendo sorgere la necessità di prendere provvedimenti. Ad un certo punto, infatti, è inciampata e la pianta si è completamente riversata sul pavimento rompendosi. Presente all'interno è finito a terra generando scompiglio. Barbara D'Urso, infatti, si è portata le mani sul volto facendo una faccia sbalordita. In quel momento poi il filmato si è interrotto. Punto i commenti negativi dei fan sulla D'Urso. La conduttrice ha commentato la vicenda scrivendo che avrebbe voluto nascondersi ma, questa volta, pare proprio non ci sia riuscita. Inoltre, ha anche scritto, continua. Molto probabilmente, dunque, ci saranno dei provvedimenti in merito all'incidente di Barbara D'Urso. Questa volta l'ha combinata davvero grossa, e il pubblico non ha potuto proprio fare a meno di mortificarla. Molti utenti, infatti, hanno incominciato a lasciare commenti al vetriolo al di sotto di tale post. La maggior parte reputa assolutamente stupido e infantile il comportamento della conduttrice che, a più di 60 anni, continua a rendersi protagonista di simili gesti. Altri, invece, l'hanno trovata simpatica e spiritosa. Punto ad ogni modo, adesso resta da capire una cosa, saranno presi dei provvedimenti su Barbara D'Urso per il danno effettuato nell'hotel. Staremo a vedere.